guardate, dobbiamo ringraziare bene di quello che ci ha detto e sentiamoci spinti ad avere una concezione più alta della musica e del canto nei nostri gruppi. I gruppi del rinnovamento non possono fare a meno di una musica e di un canto che siano costruttivi nella stessa comunità, perché come Dio parla attraverso la parola, così parla attraverso la musica e il canto, sono sul piano della profezia. Dio canta a noi come Dio parla a noi. Dio nel canto ci fa suona nel canto, ci fa sentire qualche cosa di suo dentro, tocca le fibre dell'anima nostra, come quando viene proclamata la profezia. Per cui dobbiamo tenere in alto conto il canto e la musica sia nella costruzione della comunità, una comunità che canta bene, è una comunità che si costruisce nel Signore ed è un indice del benessere della comunità il canto. Quando una comunità canta bene, quando canta con cuore, con amore, quando il canto costruisce la comunità, anima bene la preghiera, allora quella comunità è viva. Quando il canto muore, è sciatto, le persone sono distratte, non sono coinvolte, i cantori stessi biascicano il canto, quella comunità è morta o moribonda. Ecco perché il canto è come il termometro del benessere o malessere, della buona o cattiva salute di una comunità. Io prendo spunto da questo per dire di coltivare il canto e di potenziare questo ministero, di esercitarlo bene, con umiltà, con grande umiltà, ma con grande maestria. Affidiamoci per questo allo Spirito, perché altro è il canto carismatico, altro è il canto che possiamo trovare in una, così anche nel teatro, può essere più ben fatto, più elaborato, più perfetto, ma manca l'anima. I nostri canti invece debbono avere l'anima, e l'anima è lo Spirito. Gli altri canti possono direttare, non costruire. I nostri canti costruiscono la vita individuale e la vita comunitaria. Per cui mettere nel debito conto questo ministero del canto, coltivarlo bene in tutti i nostri gruppi. Amen. Un'altra osservazione particolare riguarda la funzione del canto del ministero di guarigione, di consolazione, di liberazione. Io parlo per esperienza. Nel ministero di liberazione il canto esercita un potere arcano. Tante liberazioni sono state operate attraverso il canto. Ci sono dei canti particolari, forti, dove lo spirito fa vibrare la persona e il maligno resta scosso. Tutte le intimità della persona restano scosse. Avete avuto la citazione di Saulo, lo spirito sovrumano cattivo, così cedeva le armi di fronte al canto, perché c'era lo Spirito Santo che animava il canto di Davide. Ora, tante liberazioni sono state ottenute in canto. Ecco l'importanza liberatoria del canto. Nella guarigione, sappiamo, la musicoterapia. Però la musicoterapia resta ancora sul piano umano. La musicoterapia nostra, siccome è sempre una cristoterapia attraverso la musica,
può sortire degli affetti meravigliosi. Noi abbiamo visto persone che si ergono dalla loro depressione attraverso il canto, o comunque si dispongono ad accettare Dio, la parola di Dio, cambiano umore attraverso il canto, e per cui è una via curativa di grande importanza. E per canto, e per musica, intendo tutte le manifestazioni del canto, della musica, la danza, per esempio, la danza è curativa. Io ho visto una persona che è guarita da depressione, così, pluriennale, attraverso la musica e il canto, l'ho vista. L'ho vista a Triuggio, le prime danze. Siccome c'era un canto così forte, la persona fu scossa interiormente e uscita dalla sua depressione, guarì seduta stante. Ecco l'effetto curativo della musica e del canto. Ma soprattutto nella consolazione, quando un'anima è afflitta, quando non ne vuole più sentire. Se si introduce in questo mistero del canto, la consolazione di Dio scende dentro di noi. È come la gioia di Dio, la pace di Dio, la serenità di Dio, che scende, consola, eleva, per cui abbiamo una funzione specifica del canto, proprio in questo ministero di intercessione, sia come liberazione, sia come guarigione, sia come consolazione. Ecco perché in ogni ministero di intercessione non dovrebbe mancare mai il canto, come un gruppetto di persone che cantano, perché io lo stimo indispensabile perché sia compiuto bene questo ministero. Amen. E allora, detto questo, adesso dovremmo passare alla condivisione.